Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi bellissimo tutorial, un tutorial che secondo me vi cambierà veramente la vita e l'esperienza di gioco, perché sicuramente vi sarà capitato di subire un sacco di gol su lancioni strani che non sapete come si fanno, che soprattutto non sapete come si difendono, perché come al solito nell'andarvi a spiegare questi filtrantoni che appunto sono l'oggetto del video, vi andrò anche a spiegare esattamente come difenderli, come faccio sempre, visto che tutti questi sono semplicemente dei tutorial su come seguire determinate giocate. Non si tratta di meccaniche che non possono essere difese. Ogni tanto c'è sempre qualche campioncino che commenta sotto i video, se ne esce addossandomi le colpe e i mali di tutto il mondo, dicendo che io rovino il gioco. Semplicemente io faccio vedere tramite la mia esperienza del gioco delle cose che affino e che secondo me possono tornarmi utili. I miei video sono fatti sempre per far sì che possiamo crescere e migliorare tutti quanti nel gioco. E comunque vi dico che, come al solito, io vado a dare sempre l'aiuto ma anche la soluzione su come evitare di subire poi determinate situazioni. Quindi mi appello a quella parte di utenza che magari dà di matto quando vede tutorial ma non ci vedo niente di male. Sarebbe come lamentarsi del professore di analisi 1 che ti insegna la matematica quando tu non la sai, quindi è praticamente la stessa cosa. Vabbè, chiuso questo preambolo, passiamo subito sul gioco per parlare di questi filtranti da lontano, perché dobbiamo dire prima delle cosette a livello di impostazioni. Eccoci qua dunque, e a proposito di impostazioni, si tratta delle nostre bene amate impostazioni controller, che ad oggi ancora non hanno avuto una risoluzione per quanto riguarda il problema del bug della modalità assistita, che insomma dovrebbe essere patchato secondo quello che ci dicono costantemente su Discord. Comunque, per poter eseguire questi lancioni, questi filtranti perfetti, per andare appunto a farli benissimo, bisogna andare sulle impostazioni controller e, per quanto mi riguarda, andare ad impostare aiuto passaggio filtrante su semi e quindi non su assistito. Questo perché, come potremo poi andare a vedere anche durante le clip che ho registrato, se andate ad usare assistito capita molto spesso che invece di andare ad agganciare il giocatore che sta scattando, il nostro passatore andrà ad agganciare in realtà quello che è il giocatore più vicino che si ritrova appunto. Quindi non va a fare quello che è l'esito sperato, ma va a dare la palla a giocatori che non dovrebbero riceverla, alle volte esponendoci anche a delle spiacevolissime situazioni di contropiedi. Quindi come prima situazione, per poter andare a parlare di questi filtrantoni, mi raccomando, per me il consiglio che vi posso dare è di mettere semi la voce di aiuto passaggio filtrante. Detto questo, passiamo nello specifico a vedere, anche con l'ausilio di quella che è la nostra lavagnetta, queste situazioni di gioco. Allora, primo che vi ho registrato è proprio uno di questi filtranti. Allora, guardate questa situazione qua. Voi vedete che i suoi difensori centrali, che lui ha più o meno sulla linea di centrocampo, in questo momento sono abbastanza distanti tra di loro. E in questa distanza, in questo spazio, c'è Mbappé che si sta andando ad inserire come un treno. Vedete? Come potete fare appunto per dare la palla a Mbappé in maniera facile? Magari vi potrebbe venire l'idea di dargli la palla in profondità con L1 e triangolo, diciamo old school. Però in realtà questo non genera un effetto che al 100% fa arrivare il pallone sui piedi di Mbappé. Capita la volta che il lancio va bene, la volta che il lancio va male, eccetera. Quindi come si vanno a eseguire questi filtrantoni, in particolare a livello di tasti? Allora, L1 va schiacciato, sicuramente. Seconda cosa, il tasto che bisogna premere è quello del tiro a giro, quindi R1 in questo caso o R2, e poi si va a schiacciare triangolo. Quindi i tasti che bisogna schiacciare per eseguire questo lancio sono tre, un po' come una specie di driven shot. Quindi L1 più R1 barra R2, quindi il tasto del tiro a giro, più triangolo per poter fare questo lancio. Quindi vedete che in questo frangente c'è Mbappé che si sta andando a lanciare. La distanza che deve intercorrere tra il difensore e il nostro attaccante che sta partendo per far sì che l'esito del lancio sia positivo deve essere più o meno questa. Vedete, sarà un mezzo metro
tra i suoi giocatori. E in particolare qui ci accorgiamo che la situazione è perfetta perché lui i difensori centrali non li sta controllando, quindi Mbappé sta scappando praticamente in maniera incontrastata alle loro spalle. Quindi io che cosa vado a fare? L1, R1 e triangolo, vado ad eseguire il lancio e guardate qui la palla come arriva liftata sui piedi di Mbappé, con l'avversario che solamente quando ormai già il mio attaccante si è involato verso la porta va a selezionare i difensori centrali, vado ad eseguire pallonetto e la palla si insacca. Ancora una volta un'altra situazione più o meno dello stesso tipo, qui con Mbappé vado a scaricare la palla verso Messi e guardate quest'altra situazione di gioco, c'è Mbappé che sta scattando e c'è mezzo metro di distanza sia tra questo che è il suo difensore centrale e poi c'è il terzino che in realtà tiene tutti quanti in gioco. Qui che cosa potrei pensare di fare? Potrei pensare di dare la palla magari a Mbappé con un triangolo, ma il triangolo, ovvero il nostro solito filtrante, potrebbe essere tranquillamente autobloccato da quelli che sono i giocatori nel mezzo. Invece, con la palla liftata che vi ho fatto vedere in precedenza, con L1, R1, R2 o triangolo, la palla guardate come arriva bella con i tempi giusti, a scavetto, perfetta sui piedi di Mbappé, che poi prende palo con il Temed verde, questo perché il gioco funziona molto bene. Però vedete ancora una volta come la palla sia arrivata bella pulita, pronta sulla corsa per far sì che Mbappé poi si dovesse solo involare. Anche in questo caso scarico di Vinicius verso Mbappé e abbiamo Cruyff che si sta lanciando in porta. Guardate, rivediamolo. Guardate qui in questo frangente. Cruyff è praticamente a mezzo metro, ancora una volta, Dal difensore. Mbappé qui la palla non può darla assolutamente con triangolo perché ci sono 800 gambe nel mezzo che andrebbero a bloccare il passaggio. Allora c'è Cruyff che sta scattando, ancora una volta è il difensore che non marca, perché guardate, lui in questo momento sta controllando il suo Allan, non mi sta andando a marcare quella che è la corsa di Cruyff. Allora io vado a impostare un'altra volta il mio lancione. Guardate la palla come arriva perfetta sui piedi di Cruyff, che al volo non può far altro che buttare la palla in rete per la rete del 2-2 in questo caso. Ancora una volta qui guardate con la coda dell'occhio, perché Mbappé è quasi fuori dalla mia visuale, però io mi accorgo che il mio avversario sta controllando Mendy. Ancora una volta c'è mezzo metro di distanza tra i suoi difensori e Mbappé che si sta inserendo. Vado ancora a caricare il lancio con L1 e R1 triangolo, perché qui con triangolo la palla sarebbe stata sicuramente bloccata dal difensore di sotto che stava marcando la corsa di Mbappé. Guardate come arriva il pallone con i tempi giusti per il nostro giocatore, arriva in aria e non deve far altro che segnare la più facile delle reti da lì, Mbappé ad incrociare. Ancora una volta guardate qui, in questo caso questa è un'altra situazione dove pure è molto utile questo filtrante. Praticamente Mbappé qui è dietro sia a quello che è il difensore centrale di riferimento, sia all'altro giocatore che al momento lo sta tenendo in gioco. Lui però, se voi notate, non sta controllando né questo né questo, ma sta controllando probabilmente il terzino che si ritrova fuori dall'inquadratura, tenendo tutti quanti in gioco. Allora io, sapendo che nel momento in cui vado a fare il lancio, colgo in controtempo quella che è la sua retroguardia, vado esattamente a seguire il solito L1 e R1, Mbappé gli passa dietro ai difensori, si lancia ancora una volta in campo aperto, suola e poi arriva davanti la porta e purtroppo c'è l'autoblock a impedire la rete. Ancora una volta, qui guardate l'errore che in questo caso commette l'avversario, perché lui giustamente mi sta andando a selezionare il difensore per evitare che la palla venga presa da Cruyff, però il movimento giusto, e qua entriamo nel discorso di come difendere questa giocata, il movimento che lui dovrebbe fare è quello di prendere il difensore e scappare all'indietro per far sì che sulla palla ci arrivi lui e non il mio giocatore. Invece lui cerca invano di mettersi su questa linea di passaggio aspettandosi quello che è un passaggio raso terra o comunque un filtrante raso terra. Quindi la palla in realtà finisce esattamente con scavalcarlo, vedete come lui rimane girato e non corre all'indietro, quindi Cruyff arriva davanti la porta, finta sul portiere e segna il più facile dei gol anche in questo caso. Quindi per difenderlo, adesso lo andiamo a rivedere anche in questo frangente, guardate qui, io in questo momento sto andando ad eseguire il lancio e lui mi sta cercando di contrastare con Kimpembe nella mia metà campo.
Quando vi accorgete che l'avversario sta scattando in campo aperto, per evitare questi lancioni dovete andare immediatamente a selezionare il vostro difensore centrale e scappare all'indietro. Raga, dovete correre indietro col difensore centrale in marcatura preventiva. Anche se non vi accorgete che lui sta per dare la palla, voi in questa situazione, che quando avete l'attaccante che scappa sempre verso dietro, prendete sempre il difensore, perché così gli togliete lo spazio per poter fare un eventuale filtrante, che come potete vedere appunto sono assolutamente letali. Quindi guardate ancora qui una volta, palla lunga verso Cruyff, davanti al portiere il pallonetto e la palla che si deposita comoda comoda in rete. Ultima situazione, ancora qui, guardate con Mbappé, Cruyff nuovamente in quel frangente che si trova dietro al difensore, che però non è controllato, quindi nel momento in cui lui lo andrà a controllare il mio Cruyff sarà già passato oltre. Quindi sempre qua per dire come difenderlo: lui se avesse preso il difensore e fosse tornato all'indietro l'avrebbe difesa facilissima questa situazione, invece non prende il difensore, continua a tenere Mendy, lo prende tardissimo quando la palla è già partita, Cruyff davanti alla porta, la più facile delle reti anche in questo caso. Quindi ragazzoni, per quanto riguarda questo tutorial dei filtranti che sicuramente avrete subito, è tutto. Fatemi sapere, ne pensate, se conoscevate questa combinazione di tasti o non la ignoravate totalmente. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link dei miei partners, in più la piattaforma Viola per le live giornaliere, appunto ogni giorno lì mi trovate più o meno dalle 8 alle 4. Un salutone, io vi auguro una buona giornata e alla prossima, ciao!